connessione ogni tanto fa quel cazzo che vuole, per cui ogni tanto va giù di connessione, quindi si potrebbe tipo refrescarsi la live a un certo punto, spero che non succeda, però ogni tanto succede sempre di solito. Tanto lascio quest'ultimo combattimento tra me e Ciccio Banana. Attenzione, attenzione, stanno succedendo cose, Mel è già criticamente sotto... Niente, basta. Punto per Ciccio Banana e l'abbiamo fatto. Ciao, 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 ciao. Ciao Zappo. Se ne vado tardi per Intro Fighters Midisp. E chiudiamo un po' di cose, questo lo chiudiamo, questo lo chiudiamo. E invece questo è il gioco. E non mi ricordo mica dove eravamo arrivati in realtà. Nel senso che ho aperto, ho avviato e poi ho messo subito in pausa. Per cui avevamo appena liberato l'outpost lì dell'acqua, giusto? Questo. Cosa c'è qua? Oh no, mi sto già droghicchiando. Chi sei tu? Ah, non posso... Ma sono l'unica che si sta drogando qui? Io ti devo parlare. Abbiamo nascosto un po' di roba dietro la cascata. Ma mi sto della segheria drogando. Deadman. Ma io non voglio. Alcuni dei vecchi ingranaggi sono stati danneggiati in una sparatoria con la setta, Esatto. ma se riesci ad aggiustarli, puoi fermare l'acqua. Ma tu non lo senti questa cosa? Chi è? Sopri 14, porca troia, un anno volato su R6 praticamente. Ma quanto è vero questa cosa? Tra l'altro mi è mancato R6 prima di questa live. Non ero lì a far niente. Infatti ho guardato un video su R6. Ma scusate, ma perché io mi sto drogando e invece questi qua sembrano tutti ok? Tu sei una di loro, vero? Dì la verità. Ti consiglio di rivedere le tue scelte subito. Sei sicura? Cosa stai combinando? Porco cazzo! Quindi si incazzano? Cioè, quindi se li minaccio si incazzano? Meglio tenere delle scorte diversificate. Non si può mai sapere cosa diventa di Io valore. non mi fido per niente di questi qua. Tutti Guarda, sono vogliono tutti tenere l'ufficio. sotto le stelline. Bella, Grazie, soppressa, grazie, 14 mesi. Beh, io andrò via, questo lo posso prendere. Ma non lo posso neanche prendere. Ma dai. State tutti molto calmi. Mi drogo ancora? Sì. Bene, sono molto contenta che ci stia drogando perché sta per triggerare l'evento con Fate. No, che palle, davvero. Ma guarda, sono soltanto all'inizio. Che tu qui. Allora, andiamo a liberare l'avamposto della setta. Però, una cosa, io volevo comprare del... Ho soltanto 400... Cazzo, devo sbloccare il secondo... La seconda... secondo coso di armi. Cos'è? Vediamo un attimo una roba. Se c'è. Cazzo? Ma dov'è? Vabbè, sì, le lascio fare. Ciao. Perché non ho armi. Ho soltanto una pistola. Chi è che vi dà fastidio? Ditemi, ditemi. Dite alla mamma Alice. A me fanno davvero molto paura questi pazzi. E vabbè, andiamo. Ceste. Il secondo slot lo sblocchi con i punti abilità. Ma che cazzo ci fa questo qua? Oh, mamma mia, quanti colpi ho sprecato. Ma dov'è? Al bazooka! Al bazooka! Cazzo, ma pure! No! No, 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 sì. Ma questi qua non si possono fare i cazzi loro? Dov'è il cane? Io sono, aia, molto contenta. No, non mi prenderai. Tutto molto bello. E no, qua c'è il Gaudio. Devo andare là. Andiamo là. Ciao.
Mazzo! Ma ciao Ale, ciao! Buonasera! C'era lo Spremi Cheddar? Ma ragazzi, non so cosa stia succedendo, non so perché sono tutti incazzati, sono tutti drogati, io non ne voglio sapere. Io mi dissocio. Tra l'altro, stavo per scrivere sul titolo Venerdì sera gaudenti per bambini deficienti, ma poi ho pensato che forse poteva offendere qualche bambino, immagino. Voi direte. Oh, chi? Cinnason! Ciao, benvenuti, benvenuti, ma sempre puntuale e preciso. È sempre il nostro Cinnason, lui c'è. Sto andando a piedi a fanculo. Cinnason, ciao, come stai? Come stai, cara? Come va? A me piacerebbe tantissimo sbloccare il secondo. Ho capito, armi punti tratto, ma. Quanti. Dov'è la fondina? Dov'è? Qua. Pacchetto viaggio, no? Otto. Holy shit. Vabbè, siamo quasi. Vabbè. Ma ciao Daniel! Ma ciao pan biscotto. Il pan biscotto esiste, ragazzi. È soltanto che loro gli altri corgi hanno detto che. No, no, dai, no, 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 lo sapevo, dovevo farmi i cazzi miei, io lo sapevo, ragazzi, fatevi i cazzi vostri che vi avete 100 anni. E dicevo, no, palle, io so che esiste lì, certo che esiste il pan biscotto, amici, esiste, ma perché siamo in 15? Io pensavo ci fossero gli europei, andate a vedere gli europei. Presto, già nella precedente è stato detto che io sono la Ti multinazionale abbiamo che invitata nella nostra casa, nei nostri cuori. Ah, io ho fatto il lancio della fede, Credi oh? nella via e troverai le risposte che cerchi. Ah, io l'ho fatto il salto della fede, l'ho già fatta questa cosa. L'ho già passato questo esame. E c'è un piccolo cervetto. Ah, no. Posso scappare. Bella. Posso. Dove stai andando, sciocchina? Sciocchino lo dice tua mamma intanto. Che cazzo ti permetti? Questo lo posso ammazzare? Piuttosto vado a dormire, altro che europei. Davvero, sei stanco. Ma immagino. È stata una settimana piuttosto pesante. Questo è anche tipo il motivo per la quale non. Oh, guarda, c'è tua mamma! Il motivo per la quale non c'è la web questa sera. Sciocchino, Perché chi sì. lotta contro di noi cerca la Non è salvezza. ciò per cui abbiamo lottato. La nostra via è Allora, tutto intanto di un dovete parlare uno mistero alla infinito. volta. A Ora tutti serve è una guida in sempre di tempi più. come questi. Dobbiamo tenere gli occhi aperti No. ed essere forti. Ora vedrai, Mamma mia, ora ragazzi. capirai tutto. Perché Mamma chi mia, sta ragazzi, lui. fuori Aiuto. vedrà quello che abbiamo creato insieme nel nostro nuovo Eden. Oh, sindrome di Stoccolma incoming. L'amore. Lei mi sta sul cazzo. E verranno e ci ruberanno ciò per cui abbiamo sudato. No, non ti ruberò niente, giuro. Soltanto Come quegli occhiali. giudichi? Giudichi tutti noi. Sì, io sono il tuo dio. Ciò che abbiamo fatto. Nella propria forza. La gente dice che sono pazzo. Ma quando ti svegli la mattina, leggi le stesse notizie che leggo io. E quindi? Ma sai Non ti leggere? Questa è la sei riempiono domanda. gli occhi di orrore. Beh, È dipende. questo il mondo? Questo? Come fa a essere così palestrato se tipo Il tutto il mondo che giorno non fa abbiamo altro che creato per i ammazzare nostri persone? figli? Le comunità si dividono. Vengono eretti muri. Perché i politici non sono in grado di agire? Tu stai cercando di fare E non quella sanno più cosa tale per distinguere cui cos'è tipo la Infinity giustizia. War, no? Che tu dici, beh, ma Thanos ha ragione, nel senso è vero che non è più sostenibile stare tutti così Non nell'universo. sono io che l'ho voluto. Però tesoro mio splendido, uno puoi metterti una maglietta. Sono stato scelto. Oddio, ragazzi, mi ha toccato. Aspetta, come l'hai finito? Qualcosa sta per In che senso finire. hai Lo finito? senti anche tu. So che è così. Vedo
credi? L'umanità è debole e vulnerabile. Appunto, puntuale, scusa. Evidentemente mi piace il tipo, no? Questo è proprio palese. Per me è chiaro, lo è anche per te. Ok. Ma non siamo pazzi. E cosa dovremmo fare? Stare qui fermi ad attendere l'inevitabile. Ma come l'hai già finito? Ma non è giusto questa cosa. La secchezza è uno standard, è vero? Non pretendo di essere un uomo perfetto, ma ho visto il futuro e ho deciso di agire e di condurre, perché la società non funziona. E insomma, no, questo qua parla tipo sermone. È tornare a ciò che un tempo eravamo. La prima volta mi ha fatto male, sapete. Ma me l'avevi raccontata, forse era la lavoro. Sicuri e protetti nel nostro giardino. Cioè sono stati tutti abusati, no? Io ti posso salvare. Spoiler. Cosa fa, mi lava i piedi? Ah, peccato. Ma devi avere fede. Veramente è finita questa stanza. Il collasso alle porte e la mietitura è iniziata. Tra l'altro, ragazzi, mi hanno anche spoilerato tantissimo il finale del gioco, comunque. Cioè, uno dei finali, sono quattro. Cos'è, Skyrim? Ah, ero in overdose. Sì, ma non si fa così l'iniezione di adrenalina. Cioè, non devi farmi un pneumotorace? Cristo, ci hai fatto prendere un bello spavento. Ah, no, no. Sceriffo, un paio non ce l'hanno fatta, dicono. Qualcuno ha preso Bird. Grady, suppongo, ma... E dove cazzo è Grady? E allora sblocco un altro finale. Ma ora sapessi come farlo, ciao, Gianni. Cerca di riposarti un po'. Ci vediamo domattina, Io sto benissimo. Gesù. Sei uscita dal Gaudio in fretta. Quella roba ti manda in merda il cervello. Allora, intanto merda lo dice a qualche altro cervello. Cioè, non mi sembra carino. Ma giusto, ragazzi, mi ero vestita così. Seconda volta che finisco in prigione. Ogni anno saltavo rimasto sulle regolamentazioni. Giusto, voi siete in quinta persona, F5, no? F3, no? Com'è che si mette in terza persona? Anzi, mi ero appena vestita così. Mi senti carica? No, ragazzi, sto morendo, è stata una settimana difficile, lo sarà fino a lunedì e poi lo sarà di nuovo fino a inizio luglio. Devo tentare un esame da 12 crediti lunedì, per cui in questo momento sto veramente... Pensavo che ti avessimo persa nel Gaudio, vice. Ma intanto datemi i punti tratto. C'è lo sceriffo. Vedi cosa puoi fare per aiutare quella gente. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Dovevamo liberare l'avamposto. Adesso siamo in prigione. Passiamo di nuovo a fanculo. Ma se libero l'avamposto, secondo me mi danno due punti tratto. Cioè, ne bastano due. E se no, bisogna fare per forza questo. Vabbè, mi sentiamo cosa hanno da dire questi. Il campo Caravan Moonflower era un luogo per famiglie. Ora è in rovina. C'è solo uno stronzo violento che suona musica ad alto volume. Tranquillo, tranquillo, Cineson. Cioè, avevo già messo in conto che non ci sarebbe stato nessuno questa sera. Sarebbe una recluta perfetta per i Cougars. In realtà ho preso apposta questa serata perché... perché appunto pensavo che non ci fosse nessuno, quindi... Vabbè, davvero così pochi soldi. E sentite, cosa facciamo? Ha senso parlare con lui? No, prima andiamo a liberare l'avamposto, no? Ma io voglio tenere prigioniero. Trovare i nascondigli del prepper. Beh, ma anche liberando gli avamposti, no? Porco cazzo. Anche liberando gli avamposti, no? Cioè, sì, io... vabbè, proviamo ad andare qua. Come si faceva qua? Vabbè,
Macchina? No. Io sono totalmente, tra virgolette, underlivellata, anche se non si è underlivellata in questo caso. Io non prenderò mai quell'attrezzo infernale. Ho pochissime cose. Vabbè, proviamo a vedere. Noi siamo per infanzia e ci siamo, sì. Prendi subito paracadute tutelare, sul serio? Ma non ho abbastanza soldi? Io odio volare in questo gioco. Lo detesto. Ci sono delle clip che lo... Ciao, 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 Sari! Grazie, grazie, che carini. Mettiti a vedere il mio inting. La mia figura di merda. Grazie. Salutala tanto. E... Però io non voglio volare. A parte che avrei bisogno di 4 ruote. Alice, i miei europei siete voi corgi e la chat. Che poi ci sono soltanto io, tra l'altro. Vabbè, questa è la zona di osservazione degli orsi. Chi? Oh, cazzo. Quanto sono lenta. Dai, sono come il cavallo di Skyrim. Sono come il cavallo di Skyrim. Ok. Oh no, non sono il cavallo di Skyrim. Oh! Ma scusami un attimo. Dov'è il mio? Me l'hanno ridato senza mirino! Me l'hanno ridato senza mirino questi brutti bastardi. Grazie. Porco. Ma scusami. Sì. Wow. Non mi mira. Ci abbiamo provato. La lezione è non provare mai. Oh, c'è un'auto, c'è un'auto, c'è un'auto, c'è un'auto. Dopo. Allora, innanzitutto... Ah sì, infatti avevo messo sali con... Ma non la prendo i nitrati. Ah, la prendo i nitrati? No, assolutamente no. Io voglio intanto la prima... Intanto... Cioè, nel senso, sì, la prenderò. Però la priorità è assolutamente... Prendere la seconda arma, anche perché voglio assolutamente l'arco. Mi piace tantissimo l'arco. Un cecchino. Si può andare più veloce. Gli abitanti del Vittorio avranno meno opzioni. Sbagliato. La catena nazionale di super... Ma scusate, ma poi questa cosa non l'ho mai capito. Cioè, La risposta è stata assolutamente molto bene. È una roba nazionale, no? Vero? C'è questa cosa dei tizi che sono tutti infogliati, sono tutti... Ma dai, ma non ho più il mirino! Ma devo parlare col tizio. Ma ha un lanciafiamme. Puoi no? Cioè, puoi smettere? No. Tutto mica si sale. Ma io non volevo... Non ti ho detto di salire qui! Ah, problemi regionali, sì, proprio un discorso assolutamente che non... Cioè, puoi smetterla? Aspetta, non sei qui per arrestarmi. Dovrei. Sono Charlemagne Victor Beauchamp. Sei in fretta per... Sì, con scappellamento a destra. Moderna, puoi chiamarmi Sharky. Benvenuto nella mia disco inferno. Anch'io, ma come qua, il tosto? Il mio posto speciale dove posso essere me stesso senza che il garante della libertà vigilata e gli sbirri come te si facciano i cazzi miei. Qui posso scatenare no. Il caos e le fiamme in un ambiente sarà senza disastroso. Mutande e senza conseguenze. Senza mutande? Anche se oggi ho messo le mutande. Ah, ok. Sì, però vai a sapere cosa hanno in serbo per noi i prossimi 45 minuti. Ho un sound system da ecoterrorista pronto a sparare 110 decibel della musica più infuocata di sempre. Ogni volta che l'accendo arriva, cioè, vogliamo far esplodere. Non capisco se la amano o se la odiano. Ma cazzo, se mi diverto a sciogliere quelle facce. Non preoccuparti, quegli angeli sono già morti nella testa. Io li spedisco in gloria nel paradiso della disco. Vuoi darmi una mano? C'è no. Da divertirsi. No, no, un cecchino. Non lo dico a nessuno.
Non siamo ho finito le munizioni. Metterci le mutande. Io ci metto la musica e il lanciafiamme per farli ballare. Tu puoi usare un po' quello che ti pare. Ma non ho neanche delle... Scaldiamo la giornata. No, no, no. Burn baby, burn baby, burn baby. Uccidi, piangere, poi sì, no, sono addondate. Oddio, io sono proprio stupida qua. Dov'è, dov'è la gente? Ma gli angeli non si uccidono neanche con... Ho già finito le munizioni! Porco cazzo! Capito, ma... Ma dire che... Sì, davvero era Burn Baby Burn! Non riesco a prenderli! Scenderò mai in questo. Sì, ma posso. Puoi evitare di guardarmi? Non si... A parte che non ho un senso. Non ho più punizioni. Non ho più munizioni. Oh cazzo. Munizioni. Non ho più munizioni. Oh, adesso ce l'ho. Oh no! Oh no! No, ma ancora! Io non voglio salire qua! Oh, che headshot questi. No. Basta? Sono senza munizioni! Bene con la pistola. Ironico, eh? Dov'è? Oh cazzo! Ok. Sì, ma non darmi fuoco, XD. Ciao. Porco cazzo, no! Lasciatemi stare, please. Disco inferno, burn, baby, burn. Non mi morire tu però, eh. Guarda che adesso che devo salire qua, no, eh. Altro? Là sopra. Come là sopra? Io dove cazzo ci arrivo là sopra? Che giornata stupenda! Come due? Un attimo! L'altra? Capito, ma questa me lo mette a fanculo? Adesso muoio. Cazzo! Sì, sono proprio alzata in mezzo. Ciao, ciao Roberta, ciao. Ma porca puttana. Ma a parte che avevo soltanto la pistola. A parte che smiro come uno schifo. Dai, io te lo dico, sono esausto. Devo fermarmi un attimo e tirare il fiato. Aspetta, devo andare a prendere le munizioni. Posso già spegnere? Cazzo, merda! Posso già spegnere? Non riesco a fermare la musica. Oh no. Grazie. Uno. E andiamo direttamente... Orco, no.
Sì, vabbè, allora andiamo di qua. Sì, va bene, va bene. Sta bom, sta bom, sta bom, sta zitto. Ciao. Sì, anche io lo penso. Fai fretta. Sai, tipo, sarebbe carino avere intanto delle cose tipo questo. Adesso mi sta salendo. Porco cazzo, sono morta. Ok, no. Giù. No, non giù, non giù, non giù, non giù, non giù, non giù, non giù. Sono una puttana. Ma non lasciamo. Posso fare le mie cose per favore? Posso andare adesso? Sì, forse sì. Non posso andare, non posso andare. Io ci muoio di nuovo. Please! Com'è che mi. Ma perché non posso prendere l'esplosivo di prossimità? Perché è pieno. Ma è pieno in che senso? Aia, sto per morire. Ma da dove? Ma tu fai qualcosa. Oh, eccolo lì. Oh, questo è un problema. Ma se vado poi è tutto a posto, no? Via. Sono una merda! Ho finito tutto! Ho finito tutto! Ho finito. Basta, io mi lancio. Porco cazzo. Stavo per dire delle brutte cose. Ciao. Ciao. No, per favore. No. Aia. 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 Ok, mi drogo, mi drogo, mi drogo, mi drogo, mi drogo, mi drogo. Zero, zero dappertutto. Mi drogo, mi drogo, mi drogo, mi drogo. Non sento più niente se mi drogo. Non sento più niente se mi drogo. E ritiriamoci un... Porco. Sei buono? No. Ho bisogno di munizioni. Ma libera l'aria come? Oh 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 oh. Please, 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 please. Ok. Non si apre. Oh, ti ho preso in testa io però. Ma Dio santo, che ansia! Ma che cazzo di ansia? Avevo zero dappertutto! Zero! Solo tutti gli sbirri fossero come te. Che ti posso dire, amiga? Ma abbiamo... l'arma da mischia cosa? Aspetta che ho sbagliato. Siamo tipo una squadra. Ok, ti no, lascio andare. Questa è la mia arma da mischia. Sei alle prese con gli angeli. Ma questo si è drogato? Ho sbagliato. Ah, vedi, potevo prendere anch'io le cosine. Io. Guarda, fa tip tap. Ma se io gli dicessi tipo... balla puttana. Ah. Dai però... Non fatemi uccidere! Se avessi un nickelino per ogni bravata di Sharky Bow Show andata a puttane, sarei milionario. Ma è uno che lotta. E Legends Gate non gli va a genio. Direi che a caval donato non si guarda in bocca. Sì. Però voglio l'altro, voglio sbloccare cose di punti tratto. Da grande vuole diventare lui. Devi tenerti una palla o una mazza. Questo è anche vero. Ma sai com'è? Mi sono stata catapultata in questa specie di cod d'ondate. Toh, preso. E a posto. Vabbè, saccheggia. No, mi piace cucire l'assalto.
Sì, ma io avevo un cazzo di mirino, no? No. Posso prendere una macchina? Ho sbagliato. Oh, io ogni volta con questo coso è... Ah! Ti platterò. Sì. Sì. Sì, non mi serve, ma sì. E dove bisogna andare? Aspetta. Ah, abbiamo punti tratto. Ma... Scusa? È uno scam questo per caso? Ah. A parte che questa è una terza arma, cioè a me dovrebbe... A me basterebbe una seconda. Munizioni. Questa è la fondina, la terza fondina. Vabbè. E... Ah! Sì, no, fai pure. Quante munizioni ho? E vabbè, prendiamola. Mamma mia, tu hai rotto veramente le palle. Prendiamo l'auto e andiamo a liberare gli avamposti, no? Immagino. Ah, poi ci serve anche questo. Vabbè, intanto andiamo a liberare gli avamposti. Un negozio di armi, puoi rimetterlo. Sì, lo so, è che mi dà fastidio perché ce l'avevo e sono andata letteralmente ad un avamposto nostro, voglio dire, cioè la prigione. Che dovrebbero essere i miei amici. Cosa fanno? Mi tolgono il Blackhawk. Grazie. Grazie. Sì, io comunque ho cambiato stazione radio. Posso? Bang. Oh yeah. Oh oh. Avevano lanciarazzi, amici. Avevano lanciarazzi. E io non posso fare niente contro lanciarazzi. Avevo la macchina nuova! C'è una macchinina davanti a te, raccoglie cosa a sopra. C'è una macchina davanti a me? Questa? No, c'è nessuna macchinina davanti a me. La macchiolina, dici, questa? Ah, è collezionabile, sì. Vabbè, le attività acrobatiche. Artem, secondo te a me piacciono le attività acrobatiche? Ti ricordi? Ti ricordi com'era andata a finire con le attività acrobatiche? Secondo me è un sacco. Artem, benvenuto. Ciao. Adesso ritornerò nello stesso punto di prima. Però con la macchina un pochino più distrutta. E ci vedo a fare le acrobazie. Ragazzi, voi forse non avete visto il best of di un anno fa. Porca miseria, avevo portato questo gioco un anno fa. Dove io letteralmente mi schianto con l'aereo in modi veramente osceni. Scusami, però questa cosa non si fa. Dice la legge, lo dico io. Orco! Ops. Per ogni civile salvato ci sarà un civile atterrato. La guida è molto realistica, come ogni donna ha fatto danni appena messa in moto. Ah, mai sentita questa battuta, mai sentita questa battuta. Orco! Vedi? Sono più forte io. No, non si fa! Niente. Non sono riuscita a darmi una lezione di che effettivamente non si fa. Sto skippando volutamente le secondarie. Cioè, liberiamo gli avamposti soltanto perché è divertente. Però sto volutamente saltando. Perché voglio finire questo gioco entro quando uscirà il 6 ottobre. Non ce la farò mai, sì, lo so, è vero. Però ci voglio provare. L'ho già fatto. Come dice questa cosa?
Chi? Non mi piace essere drogatella così. Ma c'era un posto dove comprare tipo... Og? No, eh? Ma allora cosa correva quella? Vedi? Però? Se l'è cercata, la palese. Ah no, c'è anche il cagnolino. Porco il cecchino. Ma non ho... Metti via! Ma io sto premendo Z, ragazzi. No, no, sto premendo l'altra roba. Lo headshottiamo, proviamo? Grazie, molto gentile da parte tua. Porco! Non posso senza mirino! Ho il lanciafiamme, ragazzi! No? Ho il lanciafiamme! Ho il lanciafiamme! No, il rinforzamento! No, il lanciafiamme! Va bene, adesso ragazzi vado a morire. Vai, tutti qua. Uno alla volta. Mi piace il barbecue. A chi? Morirò tantissimo. Sto facendo una cosa veramente sbagliata. Sto facendo la cosa nel modo peggiore possibile. Hello! Eh sì, eh. A parte che ha dato fuoco anche a me. Maledetta stronza. Non ci arrivo fino a lì, vero? Non è un'arma a distanza questa. A parte che sto facendo delle cose orrende. Mi farò male. No, non sono lì. Ma questo è un VIP? Male, male fisico. Ho finito i... Ho finito... No. Sì. Ma perché è salita? Così non è giusto. Perché non ho capito un cazzo, ma... Io come ho fatto a prendere fuoco? Porco, devo ricaricare. Questa cosa non va bene. Ma ragazzi, ma cosa sto facendo? Ma perché la mia vita fa schifo? Cosa sto facendo della mia vita? Allora. Comunque ti consiglio di andare a prendere il boomer e il cane, così non c'è mezzo rimo posti e ti traccio tutti i nemici. A proposito, grazie miei... Un saluto agli amici che ci seguono da Fiume Latte, Pingu Smith e di Vulcane Grazie. Fiume Latte. Pure! No, 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 questo tizio mi ha ammazzato una volta, eh. Questo è un orso, però... E... No, mi ha ricordato una cosa, c'è Puccettina. Io Puccettina, effettivamente. Puoi smetterla? Puccettina. Dove? Questo. Lei? Aspetta, com'è che si chiama? La segna. G. Micio. Stanno succedendo delle cose molto brutte. No, 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 Puccettino no, eh. Oh cazzo, però questa non va bene. Però adesso è un problema. Lasciatemi stare la Puccettina. Aia.
Rinforzi in avvicinamento un paio di palle. Non mi vedi? Non mi vedi? No? Non fa vedermi? No, ragazzi, è finito. Vado ad ammazzarmi e ripetiamo questa cosa in modo sensato. Sono ancora vestito così! Simulata la versione di Varenna sul lago di Como. Ora è Anita. Guarda, magari ci fosse ancora Anita. Ho sbagliato tutto. Comunque, ragazzi, liberiamo gli avamposti che sono divertenti. Cheat. Erano divertenti con il cecchino. Gli è vangato sul culo, erano. Gli ho fatto proprio sdonk. Ah, simpatici. Facci davvero farmi prendere da qua. Andiamo a comprare le cose. Dov'è la mia auto? Libera l'avamposto? Non adesso. Compro questo, però. Ah, intanto questa roba qua mi fa cacare, per cui... non brucia. Ok, sì. Amici, non è niente... cioè, l'ambiente è bello. Sto semplicemente facendo un po' di spazio per piantare della soia. È soltanto per fertilizzare il terreno. Allora, basta cazzeggiare. Dove? No, qua ho detto di no. Qua devo andare. Vabbè, posso andare velocemente, vero? Sì. Molto bene. Mi piace la tattica di fermare i proiettili col petto, ma forse ci sono strategie migliori. Zap, ma ti sembra? Sono drogati e non fanno neanche un headshot. Eh? Riecomi a sentire parlare di Doggo, sono dovuta andare a coccolare il mio. Giusto, giusto, hai fatto bene. Io devo assolutamente sostituire quest'arma di distruzione di massa a malincuore. E da dove si entrava? Qua? Dammi gli strumenti e ti riparerò quello che vuoi. Dopo flessione me ne vo. Ma come te ne vai? Grazie della sub. Allora. Ah, a parte amici che avremo anche queste. Queste tipo non hanno recoil. Zero. No, però sarebbe come cheating, come cittare. E... questo nome per la MP5 era bello, ma non è bello. È bello su Rainbow Six, ma non è bello qui. Questo è proprio un cecchino. No, finché non ho la seconda, il secondo slot non ha senso. Quindi prendiamo il fucile d'assalto. Questo non è un fucile d'assalto, ma va bene. Ma non posso avere semplicemente... guarda che figa! Oh, questo. E... prendiamo... che figa questa. Perché ho questa? Non lo so. Vabbè, sì... però posso... no! Costano troppo! No! Sul serio? Ma ce l'avevo prima! Forse è l'arma? Ma no, dovrebbe essere la stessa Arci. Semplicemente skinnata. Ma guarda che pezzi di merda. Vabbè, allora, piuttosto che non skinnata, skinnata, intanto. Le basi. E... forse era questo. Ah, era questo. Fermi tutti. Io come avevo un'arma del genere? Hai fatto un ottimo lavoro. E comunque era questo. Quindi era proprio un fucile di precisione. E vabbè, sono povera. E andiamo. Ci divertiamo così. No, aspetta, c'è la cosa del... sì. Tutta destra, cioè sia assalto che snipe. Infatti ho visto. Sono un po' lenta, perdonami. Sono un tantino lenta, un po' tanto lenta. Però le MP5 avevo delle grandi aspettative. L'ultima volta che l'ho provato ho fatto schifo. Ah. E... hai già segnato. It's a long way to the top. If you wanna rock and roll. La M50. È che avessi un secondo slot e prendere anche un fucile d'assalto.
Però adesso mi piace pensarla di farla stealth, per adesso. Sei a destra? Grazie. Tu avanti, si sta sempre a destra, non te l'ha mai detto nessuno. Il mio problema è che sono troppo abituata alle armi di Rainbow Six. È un grosso problema. Che bella la di Far Cry. Ma secondo me ha senso che io la metta in pre... No! Sì, grazie. Scusa, ma non si fa. Ops. No. Urco cazzo. Pure. Oh! Morto. Dove mi hai visto l'ultima volta? Ok, prendiamo tutto così magari riesco a... Dov'è il puma? Così magari poi lo vendo. Oh. Aspetta, io ero qui quando è morto. Sono molto confusa. Comunque mi fa schifo quel coso, quindi... Come? Posso? Sì, salve. Tagliami la strada come solo i veri poliziotti sanno fare. Lo so. No, comunque se mi metto a fare queste cose anche triggerò il nuovo evento e significa che non si fa! Aspetta, come? Sul serio? Eia, oh! Mi sono incastrato sul serio? C'è un tizio che urla, c'è un tizio che urla, c'è un tizio che urla. Un problema se c'è un tizio che urla. Eccolo, eccolo. Oh? Ah! Ma io potrò stare tranquilla, cioè uno non si fa fare, si fa una vacanza in questo posto meraviglioso. Ma è bello di solito quando i tizi urlano. Scusate, ma dove mi sono impiantata? Sul cadavere del mio amico? Come mi sono impiantata? Su questo palo? Su qui... Davvero? Piace. Per un vero li ho triggerati. Come si è alzato tutto duro quello lì? Dimenticare quel tizio che urla in sala, adesso mentre quanto squisi sarà un po' fastidiosa. Tu dici, no, non è una cosa bella, non è una cosa che si fa. Ciao. Questo non si fa. Ups. Però ne ho salvato uno. Però ne ho salvato uno. Una vita per una vita. Mi piace questo buchi. Quindi è una cosa da non fare ed è monopolizzare tutte le... Oh no, sono già arrivato e questi mi dicono... Monopolizzare tutte le stazioni radio e non lo fai. È proprio una merda. Non so fare il tuo lavoro. E siamo arrivati. Molto bene. No? Sì. Cucettina.
Ah, ma è morta. È morta e quindi non ho più pucettina. Che cazzo, ma c'è anche lui. Sarebbe molto divertente. Bravo. L'ore. Sarà tutto così. Lo so che è noioso, però sarà tutto così. Porco, cosa dico? Sì, però non metterti in mezzo. Vieni qua, carino. Sei bellina, sei bellina. Sì, sì, sei bellina. Sì, sì. Io sono ancora vestita da astronauta, ma sì. Porco cazzo. Che lei mi vede, io no? Divertente. No, 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 non sono stato io. No, è stato Pucettino. È stato tanto Dio. Non è morto? Allora, intanto lascia stare la Pucettina perché... Eccola. Ma lei è drogata, io no. A proposito, perché non farlo? Perché non dovrei drogarmi? La superpotenza è per danni corpo a corpo. Questo. Corriamo iperveloce. Sì. Però non... Ho già finito le cose della... Non posso andarci stealth, però? Cazzo, ma l'ho preso in testa tre volte, eh? Ma non va... Non va giù! Ma non va giù! No, sta roba mi fa male, comunque. Sta venendo molto di testa. Pucettina F, mi dispiace, ma... Sei stronza. Allora, devo andarci corpo a corpo in qualche modo. E facciamo così. Lui è sotto. Ok, benissimo. Ottimo, 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 ottimo. Come? No! No, 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 no! Mi sono lanciata due granate addosso! No, 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 no! No, non si era triggerato l'attacco! No, non si era triggerato l'attacco! Ma vero, Ale? Ma vero? Ma che cazzo è? Fortuna che questa non ha la radio sveglia, quel che è. Ma io pensavo di essere arrivata vicina per farle l'attacco corpo a corpo. Adesso finisce sta roba di mettere mal di testa.
Ho sbagliato, ma perché ho su 4 battiti? No, ragazzi, ho sbagliato. Sto continuando a premere il tasto sbagliato, letteralmente. Sto premendo il tasto sbagliato. Adesso ce la facciamo. No. Cadi, cadi. Stavo continuando a premere una roba diversa. Ho finito, ho finito le... Ragazzi, sono un clown! Sono un cazzo di clown! Per cortesia! Allora... No! Ma come mi vedono? Allora... Ma perché... Allora, ragazzi, io ho ribindato i... ho ribindato i pulsanti, no? È solo che mi dimentico che premendo la rotellina effettivamente è il lancio dei consumabili. Il 4 era... Vabbè. Perché mi segna di premere il 4, però io l'avevo ribindato su un'altra roba. Quindi premerò 4. Ma chi diavolo c'è? Non sto premendo 4. Ok, ce l'ho fatta. Basta! Hai rotto i coglioni tu! Hai rotto i coglioni! Hai capito? Che cazzo di animale sei? Un ghiottone. Ok. Molto bene. Adesso possiamo continuare a fare le nostre cose con molta calma. Non c'è nessuno. Non c'è letteralmente nessuno. Dove sta? No! Allora, io mi sono... No. Io adesso... Cazzo, quando ero ancora morta. Ma uno si aspetta, no? Con la tuta da... Ma che animale c'è? Ma cosa sei? Ma cosa sei? Ma un tacchino! Ma che tacchini? Ma no! Ma fare cadute! Vaffanculo, ok? Ma come l'ha chiamato rinforzi? No! Tutto ok, fra un po' si dimenticheranno della mia esistenza. Ma un cazzo di tacchino! Ma infatti sentivo glu glu glu. Ragazzi, il bebè della 7 è morto però. Sì, è morto, è morto. Ma no, rinforzi però. Ah, giusto, devo ammazzare, devo distruggere quella roba lì. E com'è che si faceva? Così, giusto? Ok, non possono più chiamare i rinforzi. Walkie Turkey, mamma. So. Giorno di ringraziamento, questi fanatici non lo fanno mai. Se la smettete di correre, calmatevi un po', dai, tutto a posto. Lì ancora il VIP della seta. Ok, scusatemi, piccola intrusione. E... è ancora lì il VIP della seta, sul serio? No! Vabbè, ragazzi. XD, sto giocando a softball. Io vi giuro che se c'è un altro ghiottone del cazzo. Cazzo, lì era una bella posizione però per ammazzarla. Ma che cazzo?
cazzo fai? Allora, torniamo di là. Mi devono vedere. Senti come urla. Orco cazzo. Ok, preso. Oh sì, vieni da me. Sì, brava, così è giusto. Ok, ce l'ho fatta. No, no. Ma rinforzi cosa? Ma gli ho distrutto l'autoparlante. Gliel'ho distrutto prima di morire. No, gliel'ho distrutto l'autoparlante. Non può. Non possono arrivare i rinforzi. Come? Non possono. Ah no? Più fuggi che mordi, sì, 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 sì. Sì, perché ho paura. A parte che è un cecchino, per cui non è che posso fare le missioni a pistola, sono finite. O vado qua a sbaragliarli in faccia. Mi piace il rinculo di quest'arma. Matacolpi è un sogno. Oh. Ma vorrei trovare un fucile d'assalto. Possibile? Non è possibile. Ragazzi, però l'avamposto è libero. Tecnicamente io ho fatto quello che dovevo. What? La fanciulla, ma che carini. Amore, che carini. Vieni. Ho missato in qualsiasi modo. Scusami. Ho missato, continuo a missarlo. Che imbarazzo, amici. Puoi uscire? Grazie. Allora, tu? No, non riesco ad asciuttarlo. Qua sono gli altri, no? Però ho bisogno di un fucile d'assalto. Veramente, veramente bisogno di un fucile d'assalto. Scusate, ma dove sono quelli che erano qua? Comunque ne manca uno, no? Non lo prendo.
Lo... è stato difficile, ma... Prendi quella vanga e fai il paladino. Ale, basta, sei paranoico, ragazzi. Cioè, Dio li fa e poi li accoppia, nel senso... Perdonatemi. Mi scusi, il suo nome è paladino... La smetti... Allora, confermo che pala best weapon ever. Questo sì. Ragazzi, facciamo un avamposto solo pala. Potremmo trasformarlo in un centro di riabilitazione da Gatti. Grazie per quello che hai fatto alla... Prego. Qual è che consigliavi tu? M50? Mira, queste... Ragazzi, vi faccio vedere un attimo soltanto queste. Ottimo lavoro, liberare quel posto. Ah no, questo è recoil. Scusate, ma nel... A parte che si ricaricano all'infinito. Credo che finalmente ne abbiano uno. Più danneggi la setta, lo stato io. Ti aiuterà a combattere. Dutch, chiudo. Ma nel DLC, sì, nel DLC, nello spin-off non avevano recoil. Zero. Perché qua sì? Questo no. Esatto. È qui che la porta. Guarda, questo non è recoil. Non volevo. Per la prima volta Hope County. Tutti pensavano che avrebbero migliorato la situazione. Non avrebbero mai immaginato che si sarebbe arrivati a questo. C'è lo sparapale? Comunque. Seriously? Continua così. Alice, leggimi, please, subito. Alice, guadagnato 2 punti tratto. Sì, 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 ho visto. Ciao, ciao, Gambo. Il buon Artio mi dice... Sì, no, l'ho visto, grazie. Ma avete visto che non c'è recoil? Ma avete visto? Non ha un recoil. Guarda! Oh, tu intanto sta buono. Come vedi, io ho degli amici molto potenti. Eric Sasso. Sì, ma infatti non li userò, cioè, mega cheating. Ho le munizioni finite. L'MP5 intendevi? Però l'MP5 è una mitragliata piccola. È XD. Da quando è che ho questa cosa io? Ma soltanto perché ho lo spin-off? Porco cazzo! Basta, è iniziata la mia arma preferita. E allora adesso sblocchiamo la cosa. Così posso avere anche il fucile d'assalto. Però, ragazzi, cioè questa qua è la terza fondina. A me serve la seconda. Non sono sicura. Guarda, posso anche prendere paracadute. Vabbè, ma estirarmi pesanti, vabbè, anche quella sarebbe carina. Cioè non... La M50 è tutta a destra, adesso controllo. Sarebbe bello un bel grillo tornante nel dubbio. Ciao Morenix, la pistola mi ricorda tanto COD Zombie. Ma infatti gli spin-off sono simili. Un giorno ve lo porterò lo spin-off. È molto carino quello degli alieni di Far Cry 5. Ma se riprendi il principio di serie sono decisamente meglio. Sì, infatti, il problema è che... Cioè, se io sblocco la fondina... Ah, proviamo. Terza arma. Ma intende come seconda la pistola? Sul serio? Oh, guarda, facciamo contento Ale e prendiamo questo. Ma... Stai... no, vedi? Ah, con il collezionista d'armi. Ok. Ma perché quell'altro mi ha detto che odoro di carne di cervo di scorregge? Cioè, non trovo molto carino. Questa è la M60. L'arco! Porco cazzo. Ma questa è una mitragliatrice? Ma io perché ho tutte queste cose? Io vi giuro che non ho scioppato niente. Allora, decidiamo se prendere o il cecchino o l'arco. Io direi il cecchino. Perché è più figo. E poi... Ah, questo, l'MP50, ma rispetto a questo è uguale.
un perk da sbloccare solamente Immo è il trasporto veloce dall'alto tipo paracadutista. Sì, infatti me l'ho appena consigliato Ale. Ma ci vediamo un fucile d'assalto carino. Non me li posso permettere. Una K? Sì, sono una K. E... bah. No, MP5 no. E magari sono povera. Il gioco è finito, vuole bene, ti ha regalato roba. Allora in realtà no. Aria profuma d'erba. Amici, l'unico motivo per la quale io sto portando questo gioco è che l'hanno messo in mega sconto insieme alla versione gold, quindi con altri due DLC che non sono DLC della storia, sono spin-off. E forse ho fatto un errore, aspetta, prima devo parlare col tizio qua, vero? Infatti. E uno degli zombie che devo ancora giocare e l'altro praticamente siamo su Marte e dobbiamo liberare Marte da degli alieni che hanno colonizzato Marte per poi colonizzare la Terra. Un giorno ve lo... Ah, M60, mitraglione gigante. Allora, adesso sblocchiamo questa cosa qua principale. Poi cerchiamo tipo un avamposto, cose del genere, e un buon mitraglione. Uccettino, sì. Dove si passa qua? Aspetta che sono pesantissima. Vice, devo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare di un certo Fini? Ma secondo te ho sentito parlare era di qualcuno? Era il farmacista della città. Rispettato da un sacco di gente. Pensavo fosse un pilastro della nostra comunità. E poi è morto. Ma si è scoperto che era solo uno spacciatore. Ragazzi, mi sento diffamata. Li ha aiutati a creare il Gaudio. Mi sento molto diffamata. Pare che sia la Serra Jessop. Era un posto bellissimo. Ma cazzo, ma questo farmacista è un genio. Beh, prima. Ma ha creato una droga. Fini la sta usando per far crescere il suo veleno. Ci sono soltanto quei fiori del demonio. Come ha fatto? Il che mi fa pensare che se vai là e bruci tutti i suoi fiori... 200 chili di aria. Sono sicuro che Fini si farà prendere dal panico. Ma vedi che adesso bisogna bruciare i fiori? La mia intuizione era giusta. Quindi ha senso di fare come dici tu, Ale. Ha senso fare così. Ha senso prendere il lanciafiamme. Fiamme. Oddio, è bello lanciarazzi. Però il lanciafiamme skinnato. Ma non lo posso permettere. Sig, sob. E poi... No, non mi interessa. E poi... il mitraglione. Che avevi detto tu questo? O l'M60 avevi detto? L'M60. E non ho abbastanza soldi. E io non ho mega farmato questo gioco. Quindi facciamo così. Rotina di precisione. Puzza di inting. Ma non ho abbastanza soldi. Quindi 2700. Cioè, io questo gioco lo apro soltanto per venire in live. Effettivamente questo è un errore, perché se voglio portare le missioni principali e farle bene, dovrei mettermi a giocare off live, no? E non so se portare il mio fucile precisione o... Massimo, chi se ne frega. Allora, lanciafiamme mi serve. In caso la pistola, lo voglio provare. Poi se moriamo, vabbè, grazie alla vita. Grazie, questo farmacista è un figo. È grandissimo, bravissimo. Facciamo qua. Sì. Non hai nulla da vendere. Probabilmente un paio di pelli, però non... Cioè, ci farò $200. Le secondarie almeno le basi. Ma sì, ma lo sento perché in live volevo portarvi le cose belle. Le secondarie me le faccio da me. Sperando di non triggerare le persone. Cioè di triggerare tipo Fate e...
Grazie Mazzi, ma io vado dietro. Grazie per aver dato una mano alla prigione. Prego. Dimmi che c'è un rampino. No. Vabbè, 300 metri, posso farcela. Quindi era un botanico, proprio come me, amici. Era proprio un botanico come me, ma farmacista. Mi sento così empatizzante. Molto. Ragazzi, è italiano, non è dire empatizzante italiano. Non è italiano. Allora, andiamo, moriamo e poi finita la live. Perché... questa cosa non si fa però, eh. E non so, questa gente che lascia le loro cose qui in giro. Ma quindi il farmacista... ragazzi, voglio essere questo farmacista. Ah, ma non è la missione. È la missione. Sì che è la missione. Ma quello lì è il tizio. È uno con lancia orco. Allora, prendiamo fucile di precisione. Oh yes. Oh! Basta, sono innamorata. Sono innamorata. Devo metterci silenziatore. Devo metterci silenziatore, ed è perfetto. Devo metterci silenziatore, perfetto. Porca puttana. Devo metterci silenziatore, però. No, alla fine. Arrivo qualcuno. Secondo me ci arrivo? Cazzo. Andacchi. L'ho preso! L'ho preso! Molto bene. Quindi significa che anche una cadenza... cioè, non una cadenza di fuoco, scusate. Cioè, c'è il tempo di viaggio della cosa. Come lo prendo? Porco. Pure. Non lo vedo. Ma questi non crollano come? Devo andarci corpo a corpo per forza? Beh, non l'ho presa in testa, però... andiamo a vedere che cosa sta succedendo! No, vedi, non è il farmacista, è semplicemente una roba... ah, allora intanto comunque devo uccidere... devo togliere questi. Così non chiamano rinforzi. Non esiste. Ma hanno appeso un uomo. E vabbè, posto. Tu hai veramente rotto il cazzo. Allora basta, ci vado lì. Qui micio. Allora, ho bisogno della mia puccettina. Devo ancora rimettere nel roster. Questa cosa mi dà ai gangheri. Va bene. Puccettina. Sì. Bella stronza. Eccola. Porco. Ma secondo voi...
Sì, ma c'è quello là. Oh yes! Ok, adesso posso stare tranquilla. Allora, lui devo far esplodere il backpack, no? No. Eccolo, a posto. Adesso manca l'ultimo. Easy! Adesso ve l'ho detto, eh. Ma questa gente è dei sadici, amore, cosa ha fatto? Sì, vai a farti il bagnetto. Ma guarda che carino mi sei. Bravo, oh, grazie. Uno. Su, serio. Dai, tirami fuori da qui. Ma stai buono un attimo tu. Cito, ti devo un favore. Devo liberare anche l'altro. Vabbè. Sì. Dov'è la mia borsa? La pala. Attenta all'elicottero. Oh, merda. Ma tu sei un farmacista. Intanto i farmacisti, ragazzi, non hanno lo sfingomanometro. Grazie per avermi salvato. Sono il dottor Charles Lindsay. Faccio parte di un gruppo di gente che si è rifugiata a sud di qui, alla vecchia prigione. Ah, ok, veramente. Sono giorni che Fate e i suoi angeli tentano di stanarci. Ero uscito per trovare un modo per fermarli quando mi hanno catturato. Credo di aver trovato un modo per attirare gli angeli. Ma gli ingredienti per l'esca sono nella mia borsa, che la setta ha gettato nel lago. Il fatto è che... Ciao, Chin, buonanotte. Lo grazie so, di essere passato grazie a te. Non so nuotare oggigiorno. Resta il fatto che ho bisogno che recuperi quella borsa. No, devo scendere, no. Ordini del dottore, ma un paio di palle. No. Non mi piace. L'ultima volta che ho nuotato è andata molto male. E questa è la tua borsa, dottore. Ma me lo stavo so... Perché? Ogni nostra fa la differenza. Sparatoria! Ma no, sparatoria. E allora, cerchiamo un attimo di capire come scendere. Io non posso drogarmi, vero troppo? Qui c'è qualcosa? No, mi incastro soltanto. Ok, immagino di non poterlo fare. È acqua drogosa. E infatti non lo posso fare. Come sono finito in questo casino? Non lo so come sei finito in questo casino. Devo andare a fanculo. 141 metri. Sì, devo andare a fanculo. Prenditi buona cura di... Ah, pensavo fossero quelli che facessero... Vabbè. Sei serio? Ma no, non posso. Guarda questa. Ma non posso, mi drogo, ragazzi. No. No, questa cosa è orrenda. Cioè, mi sale lo sgranfo, come diremmo noi. Allora, non ha senso che mi immerga così in fretta. Ma mi drogo troppo così. Sarà un modo. No. Allora, questa cosa. Amici, io soffro un tantino di claustrofobia. Moriremo? Forse sì. Io sto nuotando veloce. L'ho presa. Come libera l'area? Io quanto giù ero andata. Allora, no. Questa è una merdata. Sì, vaffanculo.
Questa è una merdata, tipo. Allora, a off. Porca puttana Eva. Ok. Pronto. Ecco perché attenta l'elicottero. Però avete visto? Ho il mirino che luccica. Eh? Potete dire lo stesso. Ma adesso devo ricaricare. Non ha senso che faccio questa cosa. Una cosa che non ha senso del mondo. Sarebbe lanciarazzi. E vabbè, domani mattina. Insomma, morirà prima o poi, no? Faccio buttare giù. Ci sarà un lanciarazzi da qualche parte? Forse sì, forse no. È un problema questo? È un grosso problema. Cambio l'arma numero 2, grazie. Come faccio a buttarli giù? Senza un... Fatti colpi. Oh. Allora.